Salve ragazzi, sono Yato e bentornati su The Tale of Samuel. In questo episodio faremo una nuova run con Brad. E Brad non farà la normal, non farà l'hard, ma farà la Despair mod. Che mi è stata suggerita da uno di voi per vedere se effettivamente è solo la green mod reskinnata o se c'è qualcosa di sostanzialmente diverso. Innanzitutto cerchiamo di capire chi è Brad. Brad è un tizio che parte a quanto pare con la Black Candle e... Parte col Magic Mushroom. Magic Mushroom ha il suo perché, soprattutto se lo si combina con il corno che aumenta ulteriormente il mio danno, e siamo a 11 di danno. L'unico problema che ha è che io non so che oggetto abbia, non lo riconosco, non so cosa sia, però facciamo una cosa, intanto mi compro una chiave e andiamo a vedere cosa offre questo piano, a livello di oggetti si intende. È da parecchio in realtà che non faccio una bella Great Mod. Sarà che non l'ho mai trovata. Sacrifica il Dagger, mia. Vogliamo azzardarci? Ho preso e ottenuto vantaggio dappertutto tranne che fortuna. Bene. Non ho capito cosa sia successo attivando l'oggetto. Probabilmente lo farò meglio quando avrò effettivamente nemici. Quindi, abbiamo le ondate della Great Mod. Ben consci che... Se qualcuno è capace che da qui a fine video me ne renda conto, eh. Però qualcuno di voi capisce cosa sta facendo l'oggettino? Che io al momento no. Non dà cuori, non dà niente. Devo vedere se c'è un cambio di statistiche? Forse? Dai, muori. No. Davvero non capisco. Può essere anche capace che magari un oggetto che non funziona in Great Mode per qualche motivo strano che ora al momento non mi viene in mente, però... No, no, lo sapevo. Impressionante quanto danno ho già preso. Contando che doveva essere facile. Può essere che è un... No. Facciamo una cosa, va. Pensiamo meno a sto oggettino del cavolo, perché già mi sta facendo rischiare la morte. E magari pensiamo a vincere la strana. Che ne dite? Ora. Aumento di tiers. Che scherzando ridendo fa sempre bene. Poi. Boss. Letteralmente, eh. I Girdlings. Che resisteranno poco contro il nostro potente personaggio, in realtà. E non riesco a capire l'effetto. Cioè, sento un suono e quindi qualcosa fa, credo. A meno che non sia solo fare tanto rumore. Nah, sarebbe anti-Isacchiano, una cosa del genere. Si dovrebbe coniare una parola del genere. Allora, questa è brutta. E ancora più brutta è che non ho preso danno con una chiacca. Dai, vedete anche voi. Ah, ce n'è solo uno. Ero convinto ce ne fossero due, non so per quale motivo, ma... Muori. Cosa offre il patto invece? A Lump of Coal. Vogliamo rischiarcela così in maniera cattiva? Sì. Ho appena ottenuto un bellissimo aumento di vita, quindi in realtà ci vado pare. Sì, scendiamo così. E il primo piano della Great Mode è finito. Ah, tanto non mi ero mai accorto che era a forma di carro. Vabbè, fai niente. Ora. La città senza sole. Vediamo innanzitutto cosa offre qui. La magica numero 8, che è un aumento di tiers ancora. E non ha avuto effetto. E strength. Vediamo cosa offre sopra. Cuore di vita. Qualcuno mi dirà grazie al cacchio, cuore di vita. Che altro ti aspettavi? Blue map. Così mi mostra anche dov'è la cosa. Uno. Dos. Tres. Red Rage, aumento di roba. Sì, compriamo anche qua e stiamo a posto, no? Certo, in realtà potrei fare... No! Stavo per dire, avrei potuto fare la cosa intelligente e rompere questo e prendere due bombe, ma ormai ho fatto l'errore. Quindi, si scende qua. Non ho le chiavi, davvero, non ho aperto la cosa sopra. Quanto sesso imbecille. Doppio cuore di fede. Ho compensato un po' la mia imbecillità. Devo ricordarmi di andare qui nella stanza del power up.
numero 2, ovvero quella non gratuita. Notare che grazie all'aumento di tiers il nostro danno è aumentato. Cioè, magari facciamo lo stesso danno per la lacrima, ma ne spariamo, penso, un buon terzo di più? Una cosa del genere. Non mi va di fare i conti alla mano, però dovrebbe essere una cosa del genere. Dai. Già. TC. Devo stare attento, questi sono esplosivi, come penso abbiate notato, però fa sempre bene ripetere queste cose. Dai. Olè. E ora? Non ci vedo, ho preso quel danno imbecillissimo. E il bello è che non riesco. Non riuscivo a ucciderla. Va bene che hanno più vita e tutto quanto, però. Che palle. Chi è rimasto? Nessuno. Ora. Che mi posso comprare? Una chiave, perché serviva per prendere Curso. No. Piccolo Steven. Non perché mi piaccia particolarmente, ma l'alternativa era peggiore. Quindi, boss fight? Chi è? Sarà Duke of Fire, infatti. Sì, Ciccio, se ti fai colpire mi fai anche un favore. Mica per cattiveria, ma... Ask, che tra l'altro è una variante di Duke of Flies, quindi è un pochettino come se stessimo affrontando di nuovo un Duke of Flies. Va bene, anche qua. 23 centesimi, che invece posso comprare 23 centesimi? Spelancaratta non ci faccio niente, ora che ho preso quell'altra cosa. Faccio un azzardo così? Chaos. Ma più che Chaos, a me interessa. Mi interessano sti cuori di fede. E ora? Tanto mi interessano i cuori di fede perché? Perché posso comprarne volendo altri due. E soprattutto se sacrifico adesso un altro... Buono. Se sacrifico altra vita è utile averli. Certo. Purtroppo ho già il Lamp of Call, quindi che mi darai? Un altro Lamp of Call. Soldi sprecati quelli del Lamp of Call prima, eh. Bello. Ora facciamo così. Uno. Se ne compro un'altra non ho abbastanza soldi per... Lo so, è stata un'azzardata. Perché ho fatto sta cosa? Perché sì, non ho la certezza che nel prossimo piano di trovare dei cuori di fede. Quindi preferisco non prendere subito il power up e aspettare. Tanto sono abbastanza forte, il problema non si pone più di tanto. Ecco, safety pin. Aumento di tier, ok, è un cuore nero che quasi non si vedeva. Come preannunciato, io qui non potrò. Potrò. Dimenticate quello che ho detto prima. Potrò. Ora. Cattiveria, 1. Ah, subito? Tanto ho attivato spoon, infatti dicevo ho attivato spoon perché... Ecco, io ho perso anche... Vabbè, fa niente. Ho tutto quello che potevo vedere, non mi posso lamentare. Sono diventato spoon, cosa che non ho visto cosa mi ha portato... Chantiers, non mi ha portato dal punto di vista del cambio delle statistiche, ma vabbè, fa niente. Si scende. Altri soldi? Vabbè, speravo in un oggetto, ma anche i soldi non è che mi spiacciano, no? Fa niente. Cosa offre qui? Ah, 8 centesimi. Credo di aver raggiunto il limite delle tiers, quindi però non mi interessa abbassarle di più. E iniziamo. Tanto notare che con lo Charm Effect sarebbe bello ucciderli più velocemente, ma non stava succedendo, perché ovviamente il Fear Effect li farebbe girare sicuro, lo Charm non è detto che li faccia girare. Non ci credo che ho preso danno così. Io tuttora non capisco cosa faccia questo oggetto. Giusto per capirci. Non ci credo che ho preso danno in quel modo. Vai, muori. Chissà se non è skinato Ultra Grid. In realtà è una cosa che mi ero completamente dimenticato di considerare. Un eventuale reskin di Ultra Grid. Sarà che finora nessuno ha mai reskinato Ultra Grid?
Nessuno ha mai toccato effettivamente la Great Mode in realtà, eh. No. Vabbè, in realtà non è un vero problema, perché avrei potuto fare poco altro. Però è che non volevo attivarla, quindi è stato più una cosa incidentale. Muori, muori, muori. Magari muori prima di fare qualsiasi cosa? Grazie. È bello quando i boss sono collaborativi, eh. Molto bello. Allora, vogliamo provare a vedere se ci ottengo qualcosa. Ho lisciato completamente il coso. A parte che qui, e non ci sono andato, c'è la stanza segreta. La potevo risparmiare. Dicevo, non ho rirollato un cavolo. Devo metterla più vicino. Batteria, aumento di range. Batteria, che ci faccio? L'aumento. Ok, ho perso danno un po', però ci ho guadagnato in rate di fuoco, quindi mi va bene. Bene. The Cage, eh? A parte che vorrei togliermi dalle scatole i supporter. Mori. Mori, mori, mori. Morimi. O se proprio non vuoi morire, almeno alta danno stupido. Questi sono quelli che da fastidio come danni stupidi. Vabbè, cuori neri. Mi sono ripreso un pochettino. Niente di così eclatante, eh. Altro cuore di fede. Ho una chiave. Allora posso prendere anche l'ultimo cuore di fede. Così facendo posso comunque scendere, comprare una chiave, tutto a posto. No, scusate, intendo, posso scendere e aprire la stanza del power up senza farmi troppi sbatti. Qui ovviamente ci sarà la classica Anarchy Rain che mi impedisce di postare un video normalmente senza farmi sbattere. Dai, Rainbow Tea, grazie. Proptosis, no, Proptosis no. Ovviamente, come voi già sapete, se state seguendo questa serie da qualche video, Anarchy Rain è una musica coperta da, coperta da copyright. Cosa che significa che io dovrò per forza. Joy. Common Addiction. Non capisco. Vabbè. Allora, se lo faccio qua. Poi di fede, ottimo. Ora, iniziamo. Vai, vai. Morite, morite, morite. Mi preoccupa un po' l'aver preso le Rainbow Tears, ma non per altro, è che semplicemente mi mette incertezza dove non mi serviva incertezza. E quello è il problema. Tanto da questo video cercherò di trovare un rimpiazzo da mettere al posto di Anarchy Rain quando devo cancellarla, tipo adesso. Al momento in cui vi sto registrando ancora non so con cosa lo riempirò, quindi... Bro. Dai, muori. Muori anche tu. Muori anche tu. Morite tutti un po', non vi do. Perfetto. Ciccio. Bene. Dai, e morire tutti. E quando mi capitano le falci di morte. È tutta un'altra storia. Ora. Ah, qui non c'è più lo shop? Ah, c'è lo shop, infatti. Dicevo, l'ho visto prima. Fine poteva aver fatto. 9. Quindi tu Deeper. Qualcosa di effettivamente utile? Ecco, la gela delle mosche. Che non posso prendere perché non bastano i soldi. Io tra l'altro ho un feticismo della gela delle mosche, mi piace tantissimo come oggetto. Cosa che molti di voi non condividono, però ho sempre detto che l'adoro come oggetto, quindi. Quindi non vedo il problema nel dirlo. Nel ribadirlo. Sì, sì, tranquillo. Le colpisco intanto. Sì, è Mr. Fred Nero. Strano, non l'ho mai incontrato. Sì, vabbè. Magari se ti sbrighi un po'. Ah, non fai soltanto una mossa? Non fai l'altra? Ok, non fai anche l'altra. Perfetto. Riesco a comprarmi. Anche se non so se ne vale la pena. La gela delle mosche la adoro, però a sto punto mi faccio quest'ultimo mostro, che in realtà sono due guerra.
e vedo se il patto con Satana mi dà qualcosa di oggetto attivo da tenermi, perché a quel punto non spendo 15 centesimi per la giara delle mosche se poi devo abbandonarla, capite, no? Anche perché non ha nemmeno troppo modo di brillare in questo fight, anche se forse ha modo di brillare contro Ultra Grid. Vabbè, vedremo. Intanto cosa c'è qua dentro? Multidimensional Baby e... facciamo così. 1, 2, 3. Bravo, Kimpi. Poi Multidimensional Baby e Ouyabord. Adesso ho le lacrime lacrime trasparenti, stavo dicendo, le lacrime penetrative. Non so cosa ci farò con le lacrime penetrative, visto che tutto sommato non è che ci sono questi grandissimi ostacoli nella grid mode, però meglio di niente. E scendiamo. Tanto questo video dovrebbe essere molto veloce rispetto agli altri. Tante cose si possono dire a grid mode, che piaccia, non piaccia, eccetera eccetera, però almeno è veloce. Figo. Full. No, ho detto una cavolata. Lo smile. Non è che ci scappa fuori un bel... No. Speravo ci uscisse fuori un... qualche centesimo per comprare la chiave, ma fa niente. Faccio la vecchia maniera, non vi preoccupate. Tra l'altro adesso vi posso spiegare finalmente cosa fa la gela delle mosche per chi non conoscesse l'oggetto. Ogni volta che uccidiamo un nemico, se vedete, aumenta un contatore nella gela delle mosche, che arriva fino a 20 massimo. Ogni volta che utilizziamo la gela delle mosche si svuota il contatore e vengono spawnate un numero di mosche blu pari al numero di stanetti. Ricordo sempre che le mosche blu fanno un danno basato sul nostro danno. Questo cosa significa? Significa che le nostre mosche blu faranno un danno infernale della serie che probabilmente sciottano qualsiasi cosa che sta qui nella stanza. Che altro c'è qua sotto? Magari devo starci un po' più attento, però, eh. Ho fatto un pochettino il cretino. Questo Maggie's Faith non mi interessa. Questa è la Kidney Stone, giusto? Quella che io ho confuso con l'oggetto in due run passate e mi avete blastato di cattiveria. Io voglio una bomba. Oh, Hive Mind. Ok, no, ribadisco, non voglio la bomba, voglio Hive Mind. Cioè, avere le mosche più Hive Mind è una cosa abominevolmente potente per quello. Sì, sì, tutto era qua. E mai non gli pare raddoppia il danno delle mosche blu e ragni blu, quindi capite bene il suo strapotere in questo caso specifico. E basta, non credo di avere altro. A meno che non mi cadi una botta di fortuna. PhD, no, no, no. Matchbook. No. Andiamo. Dai, dai, sto andando stupido. Tutti morti? No, ce ne deve essere, ecco, tipo, ce ne deve essere rimasto almeno uno, altrimenti sarebbe finita la cosa. Cosa c'è qui? Due cuori neri, giusto, giusto quello che volevano. Più o meno. Fatto, fatto. Potrei perdere un cuore per andare nella stanza segreta, ma non ne vale la pena. Secondo me scendiamo. Bene, bene, bene. E credo di essere quasi arrivato alla fine, giusto? Sì, è l'ultimo piano vero e proprio prima del combattimento contro Grid. E ovviamente non ci sono le stanze del tesoro qua. Si sapeva, non era tutto questo grande. Sto colpo di scena. Allora, capiamoci un attimo. Vabbè, ci sta un cuore di fede in vendita, posso fullare la vita. Dai, mosche infernali, adesso uccidete tutti. Dai. Ah, vabbè, senza offesa super grid, ma sei poca roba contro di me. Anche se devo affrontare la tua versione ultra, magari. Lui sì. Te non mi spaventi affatto. Dai. Pride, per favore.
non rompere le scatole. Dentro ci sta. Sono stato un cretino. Bene. Finiti? Bene. Ora, cuore di fede. Di cui sarete dirò a metà. Per niente. Cioè non ho ottenuto nulla. Altro cuore di fede. Che altro posso fare qui? 10 centesimi. Niente, niente, niente. Tranne forse prendermi il... l'aumento l'alo, però penso sia molto marginale quello che ci posso ottenere adesso. Buon andato. Poi senti, maschera senza offesa, morto. Ok, qui sono due defrail, no? Sono più di due. Me era parso di averne tre. Ah, infatti sono tre. Muori. Dovrei farlo più spesso la gate mod. Magari non tutte le volte sarà così o più a far schifo, però dico, almeno saranno un pochino veloci in cui mi posso rilassare tranquillamente. Sì, ma dai, prendiamo l'alo. Tanto comunque, piuttosto che prendere il cuore di fede che comunque mi avrebbe dato. Sì e no. Ah no, manca quella consata. Grazie a Gimpy, sì, grazie a Gimpy per questo cuore di fede. E muori. Dicevamo. Che mi dà Satana? Mi dà Abaddon. Ovvero mi dà tutto quello che avrei mai voluto volere. E anche qualcosa di più. Allora facciamo così. Uno. Dos. Tres. Quattro. Vabbè, missing page numero due, oggetto inutile. Poi. Rotten Baby e Abaddon. Abaddon toglie tutti i cuori in rossi e mette in cambio 6 neri. È un aumento di danno e un fear effect. Che altro potete volere? Power up. Boss fight. Sì, boss fight. Andiamo da ultra grid. Presupponendo che sia ultra grid questo. Cuore di fede messo lì? Va bene. Chi c'è? Ah, doppio gish. Pompa standata? Non trovate? Vabbè, è morto tanto. Prima di affrontare il boss, vabbè, raccolgo questo extra, andiamo a affrontare il boss, che è Invertigo. È praticamente... è il bambino di World of Babylon. Cioè, è l'estadia di World... vabbè, che vuoi farmi? A meno che non ci sono più fasi. Invertigo, però si chiama. No, non ci sono più fasi, non c'è niente. Cioè, nel senso... boh, ho fatto tutto istantaneamente. Vabbè. C'è un finale alternativo? No, non c'è un finale alternativo, come essendo qua. E bene, ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ho soddisfatto la richiesta di uno di voi che mi ha detto fai la grid mod, vediamo se c'è qualcosa di particolare. E non c'è niente di estremamente particolare. Anzi... credo che questo Invertigo non abbia la riduzione del danno che ha l'ultra grid normale, per quello sia stato meltato istantaneamente. Comunque sia, spero che il video sia piaciuto. Come al solito un commento, mi piace, un dislike, sempre che ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!